Cosa sono i SAL, quali sono le procedure e quali sono i tempi di rimborso degli incentivi, che siano o il super bonus 110% o l'eco bonus 65-50 e tutta la declinazione delle percentuali possibili. Allora, innanzitutto ricordiamo che l'introduzione nei SAL, cioè gli stati di avanzamento dei lavori, per richiedere l'incentivo o una parte dell'incentivo riconosciuto tramite il credito d'imposta, sono stati introdotti soltanto con il decreto rilancio e solo per il super bonus 110%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se l'ammontare dei lavori è 100.000 euro e devono essere fatti quindi 100.000 euro di lavori, supponiamo 40.000 euro di cappotto, 20.000 euro dell'impianto di climatizzazione, 10.000 euro di infissi, 20.000 euro di fotovoltaico compreso le batterie, comunque fino ad arrivare a 100.000 euro, se non fossero stati introdotti SAL, bisognava che l'impresa o le imprese facessero tutti i lavori, il contribuente sostenesse tutti i 100.000 euro di costi e, finita la pratica, facesse la richiesta del super bonus. Capite bene che dall'inizio dei lavori fino alla sua completa esecuzione magari passavano 7-8 mesi di tempo e nel frattempo andavano pagati i lavori, quindi soltanto alla fine uno poteva poi rientrare in possesso facendo la richiesta del 110%, magari cedendolo alla banca e ricevendo il 100% del contributo. Per evitare tutta questa problematica, perché nel frattempo, come si dice, durante un'operazione il sangue deve correre, quindi i soldi servono per fare i pagamenti intermedi, la norma ha consentito di introdurre fino a un massimo di 3 stati d'avanzamento di lavori, i primi 2 non inferiori al 30% ammontare dei lavori. Cosa vuol dire? Vuol dire che, dovendo fare 100.000 euro di lavori, quando uno arriva a 30, 31, 35.000 euro, fa un primo stato d'avanzamento e procede con la richiesta di credito d'imposta e cessione alla banca. Con quei soldi paga l'acconto all'impresa. Poi fa un secondo stato d'avanzamento, quando i lavori sono arrivati per tranquillità al 65, al 70%, quindi 2 stati d'avanzamento maggiori del 30%, fa un altro stato d'avanzamento, richiede ancora il credito d'imposta, lo cede alla banca e con quei soldi finanzia ancora l'impresa. Alla fine fa lo stato d'avanzamento lavori finale, quindi il 100%, per 100.000 euro, detrae l'acconto dei lavori già accreditati, supponiamo 65.000 euro, rimangono 35.000 euro e a quel punto fa l'ultimo stato d'avanzamento lavori, l'ultima richiesta di credito d'imposta, e questi sono gli stati d'avanzamento lavori. Mentre quali sono le procedure? Le procedure sono appunto verificare prima i prerequisiti, quindi se è il super bonus, verificare che ci sia la conformità urbanistica, verificare se c'è la possibilità, facendo gli interventi sia tra i nati sia tra i nati, di fare il salto di 2 classi energetiche, verifica dei requisiti interni dei prodotti, quindi che gli isolanti rispettino le caratteristiche dei CAM, che rispettino i requisiti termotecnici, le pompe di calore o la caldaia lo stesso, che sia condensazione classe A, gli infissi che abbiano quel grado di resistenza termica sufficiente. Tutte queste sono le pre-verifiche. Poi devono essere fatte ovviamente i computi che rispettano i prezziari regionali o quello nazionale DEI. Queste sono tutte le procedure da rispettare fino allo stato d'avanzamento lavori. Va verificata la conformità dei prezzi insieme all'asseverazione da parte del tecnico e poi ci vuole anche l'asseverazione da parte dello studio commercialista e della parte finanziaria. Queste sono tutte le procedure. Parliamo di tempi. I tempi ovviamente vanno dall'inizio dei lavori, tutti gli studi, e bisogna cominciare magari a pagare il tecnico o i tecnici coinvolti. Poi l'inizio dei lavori, mediamente per fare una villetta, dall'inizio dei lavori fino ad arrivare al primo SAL possono passare 3 mesi. Un altro paio di mesi le richiede la banca mediamente per fare tutte le sue verifiche e corrispondere il pagamento. Quindi ogni fase intermedia
può portare via 3-4 mesi. Queste sono le tempistiche, le procedure e che cosa sono i SAL. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e sarai avvertito ogni qualvolta ci sarà un nuovo video.